Boker Tov, Boker Or, carissime tutte, giovedì, Erev Shabbat Kodesh, Yud Bet Tevet, 5 gennaio. Allora, siamo nel 1887, data ebraica 1648, e il Rebbe, a nome sempre del Rebbe Reatz, ricorda che suo padre, a sua volta, fu eletto ufficiale della Chevra Kadisha. E come consuetudine, di Simchat Torah fu condotto in processione, lasciamo, sapete che Simchat Torah, no? C'è tutta. E dunque c'era tutta questa folla, accompagnato da questa folla, e in quell'occasione disse un Ma'amar che inizia con Ena Kadosh Baruch Hu Bavi Trumia, e poi conclude il Ma'amar con questo concetto molto forte, concentratevi un attimo perché è molto importante, che dice così: anche nei grandimenti che qui presenti devono mettere da parte il loro intelletto, non farsi governare dalla ragione e la conoscenza, perché sono suscettibili di una visione distorta del loro intelletto, a tal punto che la loro fine può essere amara. Cioè, la cosa essenziale adesso che siamo negli ultimi istanti della Galut, si chiamano Kvete Bene Mashiach, dunque le orme, no? Di Mashiach, comunque gli ultimi istanti prima che arriva Mashiach, non è, cioè, il servizio divino particolare sul quale dobbiamo concentrarci in questo momento, non è seguire l'intelletto, la ragione, ma dare compimento alla Torah e alle mitzvot con tutto il cuore, con la semplice fede in Hakadosh Baruch Hu, Dio di Israele. Dunque, per quanto l'intelletto, ok, però attenzione, da solo non basta e addirittura può portare a una brutta fine. Dunque, bisogna essenzialmente mettere in atto la Torah, le mitzvot, con tutto il cuore, con coinvolgimento, come mi piace dire a me, con interesse, con passione e con piacere. Questo per quanto riguarda la Yom Yom di oggi, e passiamo alla Humash. Humash che oggi non potevamo saltare, la seconda parte delle straordinarie Berachot che Yaakov Avinu elargisce ai propri figli prima di venire a mancare, appunto. E dunque oggi siamo Hamishi, capitolo 49, Passuk 19. E ripartiamo da Gad, ok? Ci siete ragazzi? Sì. Qui un po' sono in bilico, però ce la facciamo. Allora, vai Rachel e poi faccio. Quanto a Gad, da lui emergerà un drappello d'assalto che passerà il Giordano per la conquista di Israele e tornerà sulle proprie orme nel territorio scelto al di qua del fiume senza aver subito perdite. Ok, hai fatto già una parte del Rashi inclusa, infatti Rashi dice che quando dice truppe provenienti da Gad assaliranno, si riferisce appunto alla tribù di Gad che passerà in armi il Giordano per combattere con gli altri fratelli fino alla conquista della terra di Israele. Vi ricordate delle famose due e mezza che volevano installarsi al di là del Giordano, ma che avevano promesso che non si sarebbero installate prima di aver combattuto non solo fianco a fianco, ma addirittura in prima linea con tutti i loro fratelli. E così fu. E tutte le truppe di Gad ritorneranno sulle loro orme fino al territorio che avranno ricevuto in eredità, appunto al di là del Giordano, e non verrà meno tra di esse un uomo. Dunque, anche questo è miracoloso, perché come sappiamo, le guerre senza una sola vittima è praticamente impossibile. Se non che, appunto, c'è la bracha di Hashem, che adesso, appunto, Yaakov Avinu sta dando. E questo per quanto riguarda te. Vai Asher. Dal territorio di Asher proverrà il suo ricco cibo e lui fornirà delizie degne di un re. Allora, vi saranno numerosi ulivi e l'olio vi colerà come da una sorgente nella terra di Asher. Moshe darà ad Asher la stessa benedizione, come abbiamo detto, ci sarà questa analogia tra le brachot di Yaakov Avinu
ha i 12 figli e Moshe Rabbeinu ha ormai le 12 tribù, perché con Moshe Rabbeinu, prima che venga a mancare, già si parla di popolo e di tribù. E infatti anche Moshe Rabbeinu dice tuffi nell'olio il suo piede, no? Che è la regione intorno al lago di Tveria, apparentemente alla tribù, ah no, aspettate, no, no, mi sono sbagliata, scusate, Dvarim 33-24, e troviamo nel trattato di Menachot, questo dovevo parlare, di una Gadà, che narra di questi abitanti di Laodicea, che avevano bisogno di una forte quantità d'olio e potranno trovarla solo nella terra di Asher. Allora, ieri, rimanendo al Tempio, ho fatto i compiti e sono andata a studiarmi la Gemara che riporta questo episodio. Adesso velocemente ve lo riferisco. Allora, dunque, Naftali. No, no, aspetta. Allora, sì. No, questo era un altro, un attimo. L'avrò messo. Cosa? Aspetta, perché tutti stanno riesco. Un secondo, ragazzi. Spettegulezza a proposito, che risate. No, niente. Allora, dopo, allora noi dove sappiamo, eravamo a Ludaica, giusto? Un attimo che solo mi ritrovo dove l'ho scritto. Ho scritto nel quaderno, sì. Perché non c'è una mamma. Martellina e la sua. Dove l'ho scritto? Beh, ve lo dico a voce. Che strano. Me lo sono segnata ieri. Ma un attimo, cosa mi succede? Ero qua? No, c'era tutta la storia di Ludaica. Vabbè, insomma, no, è interessante. Vabbè, dopo lo trovo. No, perché me lo sono segnato. Un attimo, me lo sono segnato. Dov'è qua che me lo sono segnato? No, Menachot. Masechet, no, qui è sotto. Eccolo, Masechet Menachot, eccolo qua. Allora, allora c'è la Gemara riporta, scusate, la città di Koa, dice Rabbi Honan, allora faccio una parentesi su Shmuel Hanavi. Allora, Shmuel Hanavi, che vi ricordate, abbiamo studiato sul Tamar e Amnon e Tamar, no? Che erano due fratelli, non, cioè di stesso padre, non della stessa madre. Amnon che si innamora perdutamente di questa sorella di padre e la desidera intimamente e fa di tutto per averla, non riesce, finché un giorno tutta una combutta e la violenta. C'è proprio uno stupro vero e proprio, lei, certi dicono che è proprio morta di dolore, altri che insomma moralmente comunque morta di sicuro, è tutta una storia su questa sorella di chi aveva seguito il corso di Navi che si ricorda. Cosa è successo? Che il fratello Avshalom, fratello di Amnon, sempre di padre, sa di questa storia e di quello che Amnon ha fatto alla sorella Tamar e anche lì tutto un complotto e lo uccide, cioè rivendica la sorella. Il padre David Amelech ci rimane malissimo da questa cosa, dal fratello che ha ucciso uno che ha ucciso l'altro, e dunque c'è questo distacco tra padre e figlio. E se non che Yoav voleva far pace tra David Amelech e il figlio Avshalom, e cosa fa? E porta un'isha chachamah mitkoa, una donna chachamah dat koa. Allora dice perché che possa appunto far pace fra i due, e dice perché proprio da Tkoa, dalla città di Tkoa, perché Rabbi Yochanan dice, siccome a Tkoa c'era tanto olio d'oliva, allora hanno dove c'è tanto olio d'oliva pregiato, c'è anche tanta chokhmah, perché l'olio d'oliva, e a me piace molto, tra parentesi, apre il cuore, no?
fa espandere, no, il cuore con Chokhmah e date, conoscenza. Infatti, come appunto anche Moshe Rabbeinu dice, Vettaval Bashem Baraklo, che Asher, no, aveva questa bracha che immergeva il piede nell'olio d'oliva. E taro, dunque i nostri Chachamim della Gemara ci spiegano che questa bracha appunto dell'olio, come sappiamo, faceva parte di questo territorio che è andato in eredità alla tribù di Asher. E riporta questo episodio di questa gente di Lud Keia, questo posto che si chiamava Lud Keia, che avevano diciamo mandato un messaggero per diciamo acquistare dell'olio pregiato, dell'olio pregiato. Allora dice, porta per una certa somma enorme, e gli hanno dato veramente una somma enorme, e con questa somma vai ad acquistare ettolitri di olio d'oliva pregiato. Vai a Yerushalayim, e quando arriva a Yerushalayim gli dicono, guarda, non sei all'indirizzo giusto, devi andare a Tzor. Arriva a Tzor, gli dicono, vai a Gush Halav. Arriva a Gush Halav, gli dicono, vai da questo individuo, e che adesso nel campo, e lui si rivolge a lui. Dunque alla fine arriva a Tkoa, praticamente, dunque arriva in questo territorio, dunque balzato da un territorio all'altro, e gli pone la domanda, dice, ma hai olio per questa enorme somma che sono pronto a pagare? Allora ci aspetta, devo prima concludere il mio lavoro, e l'ha preso per un semplice operaio. E questo aspetta che questo conclude, e di nuovo le dice, hai abbastanza, cioè io ti sto parlando di una somma enorme, e a questo punto dice, ma qui, cioè, si è sentito preso in giro, dice, questo qua, cioè, sembra un semplice operaio, come viene con, non so, 300.000 euro, sparo, no, per dire, cioè, questo qua cosa c'entra con questa somma? E poi in realtà quando segue quest'uomo, che dice, sì, seguimi pure, adesso sono libero per te, arriva, e questa donna, diciamo, che lo serviva, gli porta quest'acqua, dove, acqua calda, dove si lava mani e piedi, dunque servito, dunque una persona importante, che cioè dei servitori, eccetera, e poi gli presenta questo utensile d'oro, diciamo una vasca, diciamo, tutto d'oro massiccio, nel quale c'era dell'olio, e lì, dopo aver lavato le mani e i piedi, lì intinge i piedi nell'olio. Infatti, come è scritto nella Torah, Vettovel Bashemen Arakro. E ok, vi ha offerto del cibo, hanno mangiato insieme, e gli ha pesato, insomma, questa quantità d'olio che lui voleva. Dice, ma vuoi ancora? Dice, come? Hai ancora di più? Dice, sì, non ti preoccupare, ti presto, cioè te lo do, tu poi mi dai una garanzia, e così gli ha dato questa somma enorme. E arriva in città e gli dico, ma come hai fatto? Allora ha detto, no, non vi preoccupate, cioè, ho provveduto, diciamo, a quello che avete avuto bisogno e di più. E da qui c'è il detto nella Gemara, appunto, che riporta Yesh mit asher ben kol mitroshesh vehonara, e che lo vediamo molto nella vita, persone che non hanno niente e meno di niente e sembrano ricche, e persone che sono molto ricche e sembrano povere. Dunque, come questo uomo qua, che era un uomo con grande possibilità economiche, che infatti ha venduto questi ettolitri di olio pregiato a un buonissimo prezzo, diciamo molto alto, e dunque era un uomo molto ricco, però sembrava, lavorava al campo. Infatti lui dice, ma mi hanno preso in giro, da chi mi hanno mandato? E invece non, ecco, guardare l'apparenza, un po', diciamo, possiamo collegarlo a quello che abbiamo detto oggi a proposito della Yom Yom, cioè, no, l'intelletto, l'IQ molto alto, ho capito, però alla fine, ragazzi,
ci vuole coinvolgimento emotivo, ci vuole passione in quello che facciamo, in quello che facciamo nel senso di Torah e Mitzvot, ovviamente. Ecco, detto ciò, riprendiamo. Ok, abbiamo parlato di Gad, di Asher, e arriviamo a Naftali. Vai ancora a Naftali, poi sentiamo Orne, o Francesca se può anche oggi. La regione di Naftali è rapida nel far maturare i prodotti come una cerviatta lanciata in corsa e fornisce frutti per i quali la gente dice parole incantevoli. Ok, allora vediamo questo Rashi che è molto bello anche. Dunque, abbiamo una cerva lanciata, e qui riporta appunto qui quello che stavo dicendo prima per sbaglio, è la valle di Genaseret, che è la regione attorno al lago di Tveria, che appartiene appunto alla tribù di Naftali, e fa maturare i frutti rapidamente, così come la cerva è rapida nella corsa. Dunque, qui da Asher abbiamo visto l'olio, e qui invece parliamo dei frutti che maturano molto rapidamente. Poi pronuncia discorsi graziosi, allora, un'interpretazione dice che Yaakov fece una profezia riguardo alla guerra contro Sisra, che anche quello avevamo studiato nel Navi, nella quale è scritto: prendi con te 10.000 figli di Naftali. Se vi ricordate, avevamo studiato a suo tempo nei Giudici, capitolo 4, Pasuk 6. E marciarono molto, molto rapidamente. E poi pronuncia, e per quello anche aveva bisogno di loro, perché aveva bisogno di persone che, insomma, marciassero in modo particolarmente rapido. Poi pronuncia discorsi graziosi, a chi si riferisce stavolta? A Dvorà e Barak, la profetessa Dvorà, appunto, e che hanno, come vi ricordate, sempre in Giudici, questa volta capitolo 5, che c'è il cantico, no, di Dvorà, che poi fa parte anche di un'Aftarà di, se non sbaglio, di Beshalach, l'Aftarà di Beshalach. E i nostri maestri, dunque, hanno interpretato questo testo in riferimento a quanto accade nel giorno della sepoltura di Yaakov, quando Esav rivendicò la proprietà della grotta di Machpelah, e come spiegato nel trattato di Chochmah, di Sotah, perdon, Sotah 13a, e anche lì sono andata a studiarlo. Comunque, un minuto. Allora, Masechet Sotah 13a. Allora, e lì riporta appunto l'uccisione. Oggi facciamo addirittura anche Gemara inclusa, non solo. Allora, riporta l'episodio dell'uccisione di Esav. Cosa succede? Yaakov Avinu viene a mancare, e lo vediamo appunto in questa parasha, poco più avanti, dove Yaakov Avinu viene a mancare, viene imbalsamato, viene portato in Eretz Israele con Yosef, tutti i figli, arrivano a Maharat Machpelah per seppellirlo, e arriva Esav e dice: fermi tutti. Io ho venduto la primogenitura, ma non la sepoltura. E allora dicono: no, noi abbiamo un documento che attesta che Yaakov Avinu ha acquistato, nostro padre ha acquistato questa parte in Maharat Machpelah, e dunque possiamo seppellirlo. Dice: io senza documento non vi impedisco di fare quaxo sua. Al che mandano Naftali, appunto, Ayala Shluha, gazzella appunto veloce, perché lui era quello più appunto veloce, e lo mandano a portare questo documento che attesta che Yaakov Avinu ha acquistato la sua parte in Maharat Machpelah, e dunque può essere sepolto lì. Hoshim, figlio di Dan, vede ma non sente perché è sordo, vede che sta succedendo qualcosa e vede che il nonno non viene sepolto. Dice: un attimo, nonno che considera padre, dice, e chiede: ma cosa sta succedendo, perché non stiamo seppellendo il nonno? Allora gli spiegano che Esav sta impedendo la sepoltura. E cosa fa a quel punto Hushim? Gli dà un colpo netto e gli occhi gli fuoriescono e cadono ai piedi della salma di Yaakov. In quel momento Yaakov apre gli occhi, vi riporto la Gemara,
e sorrise. Come è scritto nel Teilim, Ismach tzaddik yechazabo nakam pe'amav irchatz bedam harasha. Dunque, come se, ecco, Hashem ha rivendicato finalmente Yaakov Avinu. E in quel momento anche la profezia di Rivka si è avverrata. E perché quando Rivka ha mandato via, vi ricordate, Yaakov da suo fratello Lavan per sposarsi, perché non voleva assolutamente che anche lui sposasse come Esav e le figlie, quelle figlie, che, quelle donne che erano altro che virtuose, ma idolatre e quant'altro, e gli dice: perché devo perdervi, dice Rivka, profeta, se, aveva profetizzato senza sapere cosa ha profetizzato, che è un'espressione che troviamo molto nella Torah, e che perché devo, dice Rivka, che deve perdere i suoi due figli lo stesso giorno. Difatti non sono morti lo stesso giorno, perché Jacob Avino è morto in Egitto, è stato portato a Marat Machpelah, ma proprio prima della sepoltura Esav viene ucciso appunto da Hushim e verrà sepolto quel giorno insieme a suo fratello Yaakov. Dunque, nello stesso giorno, non tanto morti, ma come sepolti, sono stati sepolti nello stesso giorno. E qui vi ho riportato testualmente la Gemara. Andiamo, ci arricchiamo un po', eh? Vai. Vedete che faccio bene i compiti? Voilà. Siamo a Yosef. Allora, figlio di fecondità, Yosef, ok. Prima però di arrivare a Yosef, un minuto, sto controllando una cosa. Un secondo, devo prendere una cosa. Preparatevi a leggere con me. Grande, più comodo. Allora, Hamishi, Parashat Vayechi, capitolo, abbiamo detto, eccolo qua, 49, passo 19. Gad gdud yegudenu, vehu yagud akev, me asher shmena rachmo, vehu ten ma'adane melech, naftali ayala shlucha, hanoten imre shafet. E arriviamo a Yosef. Vai, René. Allora, Giuseppe è un figlio pieno di grazia, un figlio la cui grazia ti può paga all'occhio di chi lo guarda per ammirarlo. Le ragazze egiziane si arrampicavano sulle mura e i suoi fratelli lo amareggiarono e lo contrastarono e, usando la lingua come esperti arcieri, lo presero di mira con accanimento. Malgrado ciò, il suo arco, rappresentante il suo potere, rimase saldamente intatto e grazie al potente di Giacobbe, un anello d'oro fu posto sul suo dito. Da lì, egli si elevò e divenne come un pastore, la rocca di sostegno per la famiglia di Israele. Questo ci accade grazie al Signore di tuo padre. Ed egli ci verrà sempre in aiuto. Quando rispingesti la moglie di Potifar, il tuo cuore fu con l'Onnipotente e pertanto egli ti benedirà con le benedizioni del cielo dall'alto, le benedizioni dell'abisso che è situato in basso, con le benedizioni di virginità di cui hanno bisogno il padre e la madre. Fantastica. Allora, adesso riprendo velocemente i Rashi. Allora, figlio di fecondità, allora come Rashi entra un po' nel dettaglio, cioè la sua grazia si dispiega davanti all'occhio che lo vede. Questa era una delle qualità, grandi qualità di Yosef HaTzadik. E le figlie dell'Egitto montavano, appunto, come hai ricordato, sul muro per contemplare la bellezza di Yosef. E dunque, qua parla di figlie. Le figlie, al plurale, riferimento alle figlie di Menashe e le figlie di Tzlofhad, che ricevettero una parte su entrambe le sponde del Giordano. Quando Esav venne incontro a Yaakov, le matriarche, come vi ricordate, passarono davanti ai loro figli per prostarsi davanti a Esav.
Di Rachel invece è scritto: si fecero avanti Yosef e Rachel e si prostrarono. Dunque Yosef antepone, si antepone alla mamma. Infatti, cosa disse Yosef? Questo Rasha ha l'occhio altero, non avvenga che metta gli occhi su mia madre. Dunque passa davanti a Rachel, sua mamma, e lei si raddrizzò davanti a lei e si raddrizzò in tutta la sua statura per coprirla, cioè di modo che proprio essa non potesse vederla. Per questo ha meritato la bracha del padre, Yaakov, figlio di fecondità Yosef. Ti sei fatto grande per proteggere tua madre dallo sguardo di Esav, perciò hai meritato a tua volta di diventare grande. Dunque mi dà, che mi dà. E qua anche le figlie montano per contemplare, quando uscisti in trionfo per l'Egitto, e secondo il Midrash, il malocchio non avrebbe avuto alcun potere sulla discendenza di Yosef. Quando Yosef, infatti, poi a sua volta benedice Menashe e Efraim, diede loro come benedizione, quando Yaakov benedisse poi Menashe e Efraim, come abbiamo visto, di moltiplicarsi come i pesci. Infatti, se vi ricordate, abbiamo visto Menashe e Efraim che è il simbolo della Brachà, e perché i pesci? Perché i pesci sono sotto l'acqua, dunque non si vedono. Infatti si dice è una bracha shorah e la davara sambumeain. La bracha non si posa che non su qualcosa che è nascosto all'occhio. E siccome Yosef, per quello c'è questa bracha dei pesci, non solo che si moltiplicano molto, ma anche non, e forse anche per quello si moltiplicano molto, perché non sono soggetti al malocchio. E, dunque lo hanno amareggiato. I suoi fratelli, anche Potifar e sua moglie lo hanno amareggiato facendolo gettare in prigione, i fratelli hanno conteso con lui, cioè sono diventati i suoi avversari, è rimasto comunque, malgrado tutto, appunto saldo il suo arco, dunque è rimasto potente, il suo arco sarebbe la sua potenza, e quando dice sono state rese d'oro le braccia alle sue mani, si riferisce all'anello che fu messo alla mano di Yosef, e secondo Targum è rimasto saldo nel suo arco, come abbiamo detto, la sua perfezione è tornata su di loro. Infatti, se vi ricordate, come ben sappiamo, Yosef aveva fatto questi sogni riguardo ai fratelli e si sono di fatto realizzati, perché ha osservato la legge in segreto. Tutto questo grazie a che cosa? Cioè, lui i sogni li ha fatti, ma da qui a realizzarsi, anche noi facciamo tante volte dei bei sogni, quei brutti no, Dio non vuole, ma quelli belli, diciamo, uno vorrebbe appunto che si realizzassero, di modo che si realizzino bisogna dare molto del nostro, e qui vediamo che malgrado tutte le peripezie e tutte le sofferenze che ha patito, comunque è rimasto saldo, e grazie al fatto che è rimasto saldo alla sua fede, alla immunà di Amisrael, allora dunque per quello i suoi sogni si sono realizzati. E, ha posto nell'Onnipotente la sua fiducia, ok? In Hashem. E, la sua profezia si è realizzata perché la potenza di Kadosh Baruch Hu è servita a lui come arco e come sostegno. E, lo si definisce la pietra di Israel, pietra Even, Even. Può essere le lettere Even, Aleph, Bet e Nun, Av e Ben, cioè nel Even c'è sia l'Av padre che Ben figlio. Dunque significa che Yaakov e i suoi figli, cioè i nostri rabbini interpretano il passo così, è rimasto saldo nel suo arco al dominio degli istinti che Yosef ebbe nei confronti della moglie del padrone. Perché il membro virile è chiamato arco. Ma perché è chiamato arco il membro virile? Perché il seme si scaglia fuori appunto come una freccia. E, dunque, è stato sparso il seme dalle sue mani, e come il famoso, e qui non vi riporto il Masechet Sotah, però dove spiega che quando questa donna estremamente bella e attraente voleva farlo cadere nella sua trappola, e lui si è trattenuto, però il seme non è fuoriuscito dal membro,
come di solito, ma dalle dita, e si dice che dalle sue mani, che gli apparve l'immagine di suo padre, cioè in quel momento dove umanamente era una guerra immane da combattere di Ezzerarà, in quel momento gli apparve l'immagine del padre e questo l'ha frenato. Ed Hashem, Dio di tuo padre, ed è l'onnipotente, Kadosh Baruch Hu, che è stato il tuo cuore quando non desti ascolto alle parole della padrona, perciò è lui che ti benedirà. Cioè tu, che cos'è che ha frenato un ragazzo 17enne in piena crisi ormonale da non cedere? Se quello che ti ha tenuto è Kadosh Baruch Hu, è lui che è stato nel tuo cuore, cioè a parte l'immagine del padre, ma essenzialmente ovviamente Kadosh Baruch Hu. E dunque adesso anche lui ti benedirà. I padri e le madri saranno benedetti, i maschi saranno sempre fecondi e le femmine non abortiranno mai i loro piccoli. Questa è la brachà che riceve Yosef. E concludiamo con l'ultimo pasuk 26. Le benedizioni che Kadosh Baruch Hu mi ha dato a me, hanno sorpassato e superato le benedizioni che aveva dato ai miei progenitori. E dice, si sono estese fino agli estremi confini dei colli del mondo. E Hashem, infatti, mi ha dato una benedizione largamente estesa, una benedizione che non ha limiti, ma che raggiunge i quattro angoli del mondo, e Hashem non aveva fatto tale promessa né ad Abraham, nostro padre, né a Yitzhak, perché erano sì limitate, e invece a Yosef vediamo questa brachà veramente inimitata. E poi fino al limite, secondo la traduzione di Onkelus, e il termine fino al limite, nel senso di desiderio, aspirazione, ok? Vabbè, comunque non entro in tutti i dettagli che Rashi riprende perché è lungo e complesso, ma almeno abbiamo un'idea, diciamo, generica. Allora, arriviamo a Ben Porat Yosef, 49-22, Ben Porat Yosef, tutti insieme, leggiamolo, che anche questa brachà possa posarsi su tutte noi, che è una bellissima brachà, che Hashem ci protegga dal malocchio, da tutto quello che è negativo, noi, i nostri figli, a men che ne razzò. Dunque, tutte in co. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Ain, Banot Sa'ada Ale Shur, Vayemararu Varogu Vaistemu Balechitzim, ותשב באיתן קשתו ויפוזו זרועי ידיו מדי אוויר יעקב משם רואה אבן ישראל מאל אביך ויעזרה ואת שדי בברכך ברכות שמיים מעל ברכות הום רובצת תחת ברכות שדי מברכם ברכות אביך גברו על ברכות הוריי עד תאוות גבעות עולם תהיינה לראש יוסף ולקודקוד נזירך. בליסימי קוסטי questi psukim che stiamo studiando, veramente brachot, il layot, brachot proprio. Ok, allora andiamo, concludiamo oggi il 12, dunque concludiamo il capitolo 10 del Tania e poi Teli. Allora, abbiamo parlato del tzadik vetovolo, tzadik quello perfetto che non fa del male a livello di pensiero, parola, azione, questo è un bene. Non solo che ha trasformato, cioè sottomesso totalmente l'Yetzer'ara, l'Yetzer'tom, ma addirittura l'Yetzer'ara è trasformato in bene, cioè non c'è male da lui, tutto il male è bene. Tzadik Veralo è quello che ha al 90% fatto questo tipo di lavoro, ma non al 100%. Dunque, questa stessa categoria, dove non è completa, è suddivisa in miriadi di gradazioni, a seconda appunto della natura della minima quantità di male che abbiamo detto che è rimasto nel tzadik verale, proveniente dall'uno o dall'altro dei quattro elementi impuri che è rimasto appunto nell'individuo, anche a seconda della misura del male considerato inesistente perché è talmente minimo che
è considerato inesistente, ma esiste comunque, cioè anche se, come si dice, 0,0, ma c'è. Dunque, per essere, per esempio, nella proporzione di 1 su 60, no? Perché c'è nella halakha, no? C'è questo echad beshishim, no? Quando nella halakha della kashrut, che adesso vabbè non entriamo, se no oggi non finiamo la lezione, vabbè. O comunque si dice 1 su 60, 1 su 1000 o su 10.000 e altri simili, vabbè, come sapete, secondo la halakha, quando elementi non kasher si mescolano ad elementi kasher destinati al consumo, liquidi o solidi, l'elemento non kasher è considerato inesistente se la sua proporzione è inferiore ad un sessantesimo o ad un centesimo, secondo appunto dei casi. Questa per spiegarla molto brevemente. Dunque, dunque abbiamo visto che ci sono miriadi di gradazioni e dei numerosi uomini tzadikim di ciascuna generazione, come appunto anche la Tara, la Gemara lo riporta e dice sia nella Gemara Masechet Sukkah che Masechet Sanedrin, 18.000 uomini giusti stavano davanti a Kadosh Baruch Hu. E a proposito delle qualità superiori degli uomini, completamente giusti, cioè tzadik betovlo, di cui Rabbi Shimon Bar Yochai ha detto: io ho veduto degli uomini superiori, dunque questi bnei aliyah, questi tzadikim perfetti, ma sono molto scarsi di numero, appunto come riporta la Gemara. E infatti Hashem li ha suddivisi nelle generazioni. Dunque, cioè, tzadikim che arrivano a questo livello di perfezione umana, si può dire, divina no, perché Hashem solo, ma umana si dovrebbe aspirare e arrivare. Ma quelli che arrivano a questa, diciamo, livello di perfezione, di santità completa, assoluta, sono ben pochi. La ragione per cui sono chiamati uomini superiori, bne aliyah, la lotte è ascendere, no? Dunque, è che trasformano il male e lo fanno ascendere alla santità. Come è scritto nello Zohar, nell'introduzione, quando Rabbi Chiya volle salire all'Echal, che è il santuario celeste di Rabbi Shimon Bar Yochai, e udì una voce che veniva da esso e diceva: chi di voi prima di venire qua ha convertito le tenebre in luce, il sapore amaro in dolcezza? Perché se non lo avete fatto, non avvicinatevi. Dunque, per arrivare alle Hal di Rabbi Shimon Bar Yochai, bisogna avere il livello del Tzadik Gamur, che non solo che assolutamente nessun male a nessun livello, ma addirittura ha trasformato il male in bene. Un'altra spiegazione della loro qualifica di uomini appunto superiori è che il loro servizio di Hashem nel campo di assetot, dunque di fare del bene, dunque le mitzvot a sé, adempiendo alla Torah e alle mitzvot, avviene per amore di Akadosh Baruch Hu, dell'Altissimo, il Supremo dei più alti gradi, e non solo per avvicinarsi ad Hashem in modo da smorzare, come dice qua, la sete della loro anima assetata di Hashem. Infatti è scritto, questo nell'Ishaia 55.1, o tutti coloro che hanno sete vengano all'acqua. Col tzame, oi col tzame avolamaim, come è spiegato poi, vabbè. Ma il servizio dunque di Hashem è piuttosto, come è spiegato nel Tikkuné HaZohar, dove pone la domanda: chi è, cioè di chi è Pio? Colui che si comporta da Pio verso il suo creatore, nella sua dimora, nel suo nino. Poi c'è tutta un'analogia dei termini, ma adesso non entriamo, producendo l'unione di Akadosh Baruch Hu e della sua Shekhinah con coloro che dimorano nei mondi inferiori. Ecco, un concetto molto bello, molto profondo di Kabbalah, ma adesso non abbiamo più il tempo, non peraltro. Dunque, e poi riporta anche Raya Mehemna, a proposito, commentando la parasha di Tetzé. Allora, allo stesso modo di un figlio che vuole rendersi gradito al padre e alla madre, di solito tutti i figli del mondo, e ama più, che ama più del suo stesso corpo, della sua stessa anima, è pronto a sacrificare la propria vita per loro. Volevo fare in fretta, poi mi faccio le parole. Vabbè. Dunque, chi serve
appunto Hashem con assoluto altruismo, come abbiamo visto più volte, cioè non per interessi personali, le gambe di Shem Shamayim, dunque non è spinto dal desiderio di salvare la propria anima o di soddisfare il proprio bisogno di unità dell'essere divino, ma dal puro amore e desiderio di compiacere a Kadosh Baruch Hu, di fare in modo che la sua presenza sia sentita ovunque. Questo anche quando si parla di amore umano, no? Quando è che si esprime il vero amore? Quando fai, pensi, agisci, parli parole che sai che fanno piacere all'altro. Dunque, l'espressione massima dell'amore per Akadosh Baruch Hu è quando, non perché noi non andiamo in inferno, andiamo al paradiso, al Gan Eden, o perché veniamo ricompensati per le nostre mitzvot, o perché veniamo lodati, o perché e tutte queste interessi personali, tra virgolette, ma neanche per unire Akadosh Baruch Hu alla sua Shekinah, ancora di più per semplicemente far piacere Akadosh Baruch Hu. Questa è la tua volontà, questo è il tuo piacere, e io ho piacere di farti piacere. E questa è la vera, l'espressione ultima appunto di amore. E conclude, le due interpretazioni non sono incompatibili, perché compiendo le azioni che estraggono il buono dalla Klipat Noga, si fanno salire verso l'acqua le acque femminili, sono termini nella Kabbalah, per indicare colui che dà, colui che riceve. E dunque, le acque femminili indicano atti d'amore, del tutto spontanei, come le donne verso i figli, appunto, che salgono dall'uomo ad Hashem, mentre le acque maschili indicano il flusso dell'influenza e della grazia divina da Hashem all'uomo. Ok? Dunque, come dicevamo, compiendo le azioni che estraggono il buono dalla noga, si fanno salire verso l'acqua, verso l'alto, le acque femminili, causando le unioni supreme, per richiamare verso il basso le acque maschili, che rappresentano il flusso della clemenza divina contenuto in ciascuno dei 248 precetti positivi, 248 mitzvot positive, e questi appartengono tutti alla clemenza e alle acque maschili. E ciò significa che si attrae verso il basso il flusso della divinità di Hashem benedetta e santità, e di modo che si rivesta, che rivesta coloro che vivono nei mondi più bassi. Dunque, abbiamo parlato di mondi altissimi, Bne Aliyah, quelli che possono salire alle Halot celesti, sono quelli che hanno trasformato il male in bene, cioè non solo l'hanno soggiogato, sottomesso totalmente il male al bene, ma addirittura trasformato. E questo, come ho detto, tramite questo amore disinteressato totalmente, ma un amore che è questo amore che, come abbiamo detto, espressione ultima di fare attuare la volontà di Hashem, cioè far piacere, tra virgolette, a Kadosh Baruch. E concludiamo con Tehillim. Ok, oggi ne abbiamo 12 di Tevet e si va dal Perek 66 a 68 compreso. Ok. 66 a 68 abbiamo detto, giusto? Sì. Non sento molto io. Ah, ok. Allora, andiamo al 66. Allora, direttore del coro. Un canto, salmo. Gridate gioiosamente ad Hashem, abitanti di tutta la terra. Cantate la gloria del suo nome. Cingete di gloria le sue lodi. Dite ad Hashem: come sono formidabili le tue opere. Tu sei così potente e i tuoi nemici ti mentiranno. Tutta la terra si inchinerà davanti a te. I suoi abitanti ti celebreranno e inneggeranno al tuo nome. Andate a vedere le opere di Hashem. Egli è mirabile nei prodigi verso i figli dell'uomo. Ha cambiato il mare in rosso, in terra asciutta, e attraverso il fiume Giordano, di cui abbiamo appena parlato nel Kumash, sono passati a piedi, cantando inni di gioia.
Hashem domina con la sua potenza, i suoi occhi sorvegliano i popoli, che i ribelli non si insuperbiscano. Benedite il nostro Signore, o genti, e fate risuonare la voce con le sue lodi. Colui che ha serbato la nostra anima in vita non permetterà che il nostro piede vacilli. Perché tu, Hashem, ci hai messo alla prova, o Hashem, e ci hai purificato come si purifica l'argento. Ci hai portato dentro la prigione e hai stretto i nostri lombi in una morsa, hai fatto cavalcare gli uomini sopra la nostra testa, hai fatto passare attraverso l'acqua e il fuoco, ci hai fatto passare attraverso l'acqua e il fuoco, ma alla fine ci hai portato fuori in una terra di abbondanza. Io entrerò nella tua casa con offerte di olocausto e a te adempirò i miei voti, con le mie labbra, che le mie labbra hanno proferito e la mia bocca ha pronunciato quando ero nell'angoscia. A te offrirò l'olocausto di animali timidi, con il fumo dei montoni io ti sacrificherò buoi e capretti. Venite ad ascoltare voi tutti che temete Hashem, cosicché io possa raccontare ciò che Hashem ha fatto per me. Io l'ho invocato con la mia bocca e le sue lodi uscivano da sotto la mia lingua. Se avessi covato qualche pensiero iniquo nel mio cuore, Hashem, mio Dio, non mi avrebbe ascoltato. Invece Hashem mi ha udito e ha prestato ascolto alla parole della mia preghiera. Benedetto sia Hashem che non ha respinto la mia preghiera e non mi ha negato la sua bontà. Ah, saliamo anche noi, non siamo forse bene Aliyah sicuramente, ma un po' di Aliyah ce l'abbiamo anche noi, leggendo e studiando Torah. Vediamolo in ebraico. Namnatzeach shir mizmor, hariu l'Elohim kol ha'aretz, zamru chvod shmo, simu chavot teilato, imru l'Elohim manorah ma'asecha, berov uscha yechashu lecha oyveha. כל הארץ ישתחוו לך ויזמרו לך, יזמרו שמך סלע. לכו וראו מפעלות אלוהים, נורא עלילה על בני אדם. הפך ים ליבשה, בנהר יעברו ברגל, שם נשמחה בו. מושל בגבורתו עולם, עיניו בגויים תצפינה, הסוררים על ירום עולמו סלע. ברכו עמים אלוהינו, והשמיעו כל תהילתו. השם נפשנו בחיים, ולא נתן למות רגלינו. כי בחנתנו, אלוהים צרפתנו, כצרוף כסף, הוותנו במצודה, שמת מועקה במותנינו, הרכבת אנוש לראשנו, בנו באש ובמים, ותוציאנו לרוויה. עבובתך, בעולות השלם לך נדרי, אשר פצו שפתי ודיבר פי בצר לי. עולות מחים עלי לך, עם קטורת אלי מסב הקר, עם עתודים סלע. לכו, שמעו והספרה כל יראה אלוהים אשר עשה לנפשי. אליו פיקרתי ורומם תחת לשוני. אבן, אם ראית בלבי לא ישמע אדוני. אכן, שמע אלוהים מקשיב בכל תפילתי. ברוך אלוהים אשר לא הסיר תפילתו וחסדו מאיתי. רחל, לג'י ל-67. Francesca oggi muto. Francesca non si fa sentire. In italiano o in ebraico? Ci sono. Ah, cioè, aspetta, ci sei? Sì. Ah, ok, allora, no, perché ho sentito René e Rachel. Allora, se non leggevi, davvero Rachel, ma se ci sei, sentiamo anche un po' Francesca, giustamente. Ok, 67 in italiano. Al direttore del coro, sulle ghinotte, salmo canto. Dio ci doni la grazia e ci benedica. Rivolga verso di noi il suo volto misericordioso, Sela, affinché in tutto il mondo si riconosca il tuo procedere e fra tutte le genti la tua salvezza. Allora i popoli ti ringrazieranno, oh Dio, tutti i popoli ti ringrazieranno, le nazioni si rallegreranno e canteranno di gioia, perché tu giudicherai i popoli con equità e con equità guiderai le nazioni sulla terra, Sela. Allora i popoli ti ringrazieranno, Dio, tutti i popoli ti ringrazieranno. Allora la terra darà i suoi prodotti e questo sarà un segno che Dio, il nostro Signore, ci benedice. Ci benedica, Dio, e sia Egli temuto anche nei più remoti angoli della terra. Fantastica. E, un attimo che devo... L'amnatzeach bin ginot mizmor shir. Elohim yechonenu vivarchenu ya'er panav itanu sela ladad baretz darkecha bechol goyim yeshuatecha. Yoducha amim Elohim, yoducha amim kulam esmechu viranenu leumim ki tishpot amim mishor ulumim baretz tanchem sela. Yoducha amim Elohim, yoducha amim kulam eretz natna yivula yivarchenu Elohim Eloheinu
Yevarchenu Elohim ve'ir'u oto kol asse ha'aretz. Allora ci sarebbe anche il 68 per oggi, che cioè il perek di oggi, che è un po' più lunghino. Ok, lo leggo veloce perché per un perek abbiamo fatto tutto e basta. Il direttore del coro di Davide, un Carlo Salvo. Okay. Salmo, quando Dio si leverà i suoi... Francesca, un minuto, leggo direttamente. Ah no, stavo leggendo, non sapevo di avere... Sì. Stavo leggendo. Sì, che non sapevi di aver lasciato le... Fantastica, allora tu te lo leggi in italiano, mentre io lo leggo in ebraico, veloce, e seguitemi. L'amnazer le David mizmor shir, yakum Elohim yafutzo ivav, yanusom esan av mipanav, ke indov ashant indov, ke himes donag mipne esh, יובדו רשעים מפני אלוהים, וצדיקים ישמחו, יעלזו לפני אלוהים ויסיסו בשמחה. שירו לאלוהים זמרו שמו, סולו לרוכב בערבות וישמו וילזו לפניו. אבי יתומים ודיין אלמנות, אלוהים במעון קודשו. אלוהים מושיל יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות, אך סוררים שכנו צחיחה. אלוהים, בצדך לפני עמך, בצדך ושמעון סלע. ארץ רעשה, אף שמיים נטפו, מפני אלוהים זה סיני, מפני אלוהים אלוהי ישראל. גשם נדבות תניף אלוהים, נחלתך ונלאה תחונת. חייתך ישובה תכין בטובתך לאומי אלוהים, אדוני ייתן אומר המבשרות צווארה. מלכי צבאות עידודו מנוות בית תחלק שלל. אם תשכבון בין שפתיים כנפי יונה נכפה בה וכסף ועברותיה וירקרק חרוץ. בפרס שדיים נחים בה תשלג בצלמון. הר אלוהים, הר בשן, הר גבנונים, הר בשן. למה תרצדון הרים גבנונים? ההר חמד אלוהים לשבטו, אף אדוני ישכון לבטח. רכב אלוהים ריבותיים, אלפי שנען, אדוני ועם סיני בקודש. עלית למרון, שבית השם, לקחת מתנות באדם, ואף סוררים לשכון יא אלוהים. ברוך אדוני יום יום יעמוס לנו, האל ישועתנו סלע. האל לנו אל למושעות, ולאדוני... ולאלוהים אדוני למוות תוצאות. אך אלוהים ימחץ ראש אויביו, קודקוד שיער מתהלך באשמה. אמר אדוני מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים. למען תמחץ רגליך בדם לשום כלפיך מאויבים מינינו. ראו הליכותיך אלוהים, הליכות אלי מלכי בקודש. קדמו שרים אחר נוגנים, בתוך עלמות תופפות, במקהלות ברפו אלוהים אדוני ממקור ישראל. שם בנימין צעיר, רודם שרי יהודה, רגמתם שרי זבולון, שרי נפתלי. אני מביסת עוד. נפתלי, היה לה שלוחה. ציווה אלוהיך עוז האלוהים, זו פעלת לנו. מהיכליך לירושלים, לך יובילו מלכים שי, גאר, חיית, קנה, עדת אבירים, בעגלי עמים, מתרפס ברצי חסד, ביזר עמים קרבות יחפצו, יאתיו חשמנים ממצרים, כוש תריץ ידיו לאלוהים, ממלכות הארץ שירו לאלוהים, זמרו אדוני סלע, לרוכב בשמי שמי קדם, הן ייתן בקולו כל עוז, תנו עוז לאלוהים על ישראל גאוותו וזו בשחקים, נורא אלוהים ממקדשיך אל ישראל, הוא נותן עוז ותעצומות לעם, ברוך אלוהים. אביי פרנצ'סקה, זכות הרבי מלך המשיח יגן עליי, ועל כל אוהביי ועל כל מי שבשם ישראל יפונה, ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, נה אהי יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים בארץ, אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינומו ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך, יד ימיניך, יומם השמש לא יקיך, וירח בלילה, אדוני ישמורך מקור רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. פנטסטיקה, זכות הרבנית הצדקנית, תגן עליי ועל כל אוהבי ועל כל מי שבשם ישראל יפונה ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שיר המעלות לדוד שמחתי ואומרים לי, בית אדוני נלך עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם אנו שבטים שבטי יעילות וישראל הודות לשם אדוני, כי שם ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד שלוש, שלום ירושלים, נשליו אוהבייך, יהי שלום לחילך, שם דבר ממותייך, למען אחי ורעי, אדברה נשם ובך, למען בית אדוני נלך, אבקשה, טוב, לך, עדסו חפיתו ברקריסקו אפר רבטי מנמורה, perché leggo così, ma a voce ancora più veloce, però è per forza. Comunque, io come tanti altri, che Bezrat Hashem questi Teilim, questa Torah e questa Kedusha ci proteggano a tutte noi, che le brachot che abbiamo letto oggi, soprattutto ben porat Yosef, ben porat Aleai, possano
proteggerci a tutte noi. Ragazze, buoni preparativi per Shabbat. Io vado, che ho degli ospiti illustri questo Shabbat. Boker Tov, Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov, ciao a tutti. Ci vediamo stasera. Ciao. Alla lezione di stasera. Ciao ragazzi.